questo nuovo video. Mattinata iniziata in modalità tornado, mi sono messa a pulire la cucina essenzialmente, volevo togliere tutto perché amo non avere niente in mezzo, soprattutto in cucina, e poi questo ha scatenato un effetto domino che è passato dal bagno a questo ambiente qua dove solitamente registro i workout, il soppalco, e quindi nulla, ora mi sento molto soddisfatta, anche perché ogni volta che incomincio a prendermi un pochino cura dello spazio in cui vivo, mi viene subito voglia di prendermi cura anche di me stessa. E quindi subito, appena finito, sono entrata in modalità skincare e makeup e ne sono uscita ora. E questa mattina è una bella mattinata, bella active, perché sono nelle fasi finali del mio esame di Animal Flow. Praticamente l'esame finale consiste nella consegna di due video, uno dove eseguo tutti gli esercizi, uno di fila all'altro, tutto dall'inizio alla fine, senza mai sbagliare, e è un video che dovrebbe durare 25 massimo minuti, a me è durato in media 40, l'ultimo sono riuscita a farlo a 35, ma meno di così no, devastante, perché devi tenere la tensione e l'esecuzione e tutto per 35 minuti, tostissimo. Comunque, quello fatto, oggi è il secondo video che devo consegnare, è un video dove io comando un'altra persona ad eseguire la mia routine e poi viceversa, e quindi verrò testata sia su come chiamo la routine, perché è un modo un po' particolare, sono termini in inglese e poi i collegamenti fra i vari movimenti hanno dei nomi particolari, quindi non è proprio semplice, tipo oh fai questo, vai, cioè loro vogliono anche un flow anche in come lo racconti, nella terminologia, e poi e valutano anche la mia capacità di controllare che l'esecuzione sia corretta. Quindi oggi viene un ragazzo con cui ho fatto il corso 3 mesi fa ormai, oggi dobbiamo consegnarlo entro 90 giorni, immaginate quando scade il 90 giorni, domani. Quindi oggi devo farlo, filmarlo e inviarlo. Perché? Perché arrivo sempre all'ultimo? Vabbè, quindi ora, prima che arrivi, mi metto a studiare il mio flow e il suo. Mattinata impegnativa. Set beast. Left leg side kick through. Pop back into loaded beast. Left leg beast reach into front step. Right leg under switch. Left leg jumping under switch into left arm crab reach. Return to crab. Right leg under switch into scorpion reach. Right leg side kick through. Levitate to left leg side kick through. Left leg full scorpion. Set crab. Left leg under switch into left leg front step. Through. Pop back into loaded beast. Left leg, front kick through. Pop back into ape reach and open. And rest. E super happy, è già arrivato il ragazzo, abbiamo già filmato il mio flow, il suo flow, con noi che ce lo chiamiamo a vicenda. In un'oretta e mezza abbiamo finito tutto. Nel frattempo santo Jimmy, santo, è andato al mercato, perché oggi è sabato mattina, per rimpinguire le scorte di verdura, che essendo state la settimana scorsa a Rimini non siamo stati al mercato e quindi il frigo chiedeva pietà, quindi essenzialmente ha comprato pomodori. Ha fatto scorta tra finocchi, pomodoro ramato, agretti, mi fa morire da ridere perché Jimmy Toronto mi fa no ma non sono agretti, è qualcosa del frate, io
agretti, amore, si chiamano anche barba del frate, insalata, altri pomodori, pomodorini gialli, e laggiù vedo dei merinda, che ovviamente ho già dovuto fare il taste test, una scatola di albicocche. Qui sicuramente faremo con alcune, le congeleremo e faremo il gelato, summer season calls for ice cream season, e poi tantissime zucchine. Jimmy adora queste qui bianche perché ricordano tanto sua mamma, e altro pomodoro amato che stiamo cominciando a mettere via. Yay! Ma prometto che questo video non sarà riguardo la spesa del mettere via la roba del mercato, perché sembra che facciamo solo praticamente quello. Il fatto è che mi viene da vloggare tendenzialmente nel weekend, perché è il momento in cui sono un pochino più libera da lavoro, mail, eccetera. Non posso stare dietro tanto il computer. A proposito di computer, volete sapere che cosa mi è successo? No, perché... Allora, mi metto di qua, che così non ho la luce. Sapete, dovete sapere che a me, se non capita una sfiga tecnologica con una media di un mese sì e un mese sì, non sono contenta. E quindi l'altro giorno il mio computer ha deciso di non accettare più la password di accesso, quella proprio fisica del computer, e bloccarsi e non permettermi di fare recupero password né nulla. Chiamato l'assistenza, sono andata, l'unica soluzione è stato quello di resettare tutto, cancellare tutto e ripristinare tutto dall'inizio. Allora, per fortuna non ho perso niente di lavoro, perché per fortuna lavoro solo sugli hard disk, quindi almeno quello è stato scongiurato. Ho perso un po' di dati personali, pagine di diario che magari scrivo al computer, documenti, file, non lo so in realtà, lo scoprirò vivendo. Quando arriverò al punto che mi servirà qualcosa dirò, ti sarebbe piaciuto anche a me, invece, e vabbè, e quindi nulla. Una sfiga tecnologica al mese toglie il medico di torno. Poi ragazzi, cioè io adoro questo loft, ma non è possibile che io abbia un pavimento così. Cioè, vogliamo parlarne? No! Non ci hanno mai voluto sistemare queste assi del pavimento, e quindi soprattutto d'estate, quando cammini scalzo, ti si attaccano sotto i piedi. Abbiamo questa fascetta, adesso dobbiamo capire come fare. Io opterei per incollare con l'attac, perché è assurdo che ci sia il mosaico qua sotto. Non è oro tutto ciò che luccica, ricordiamocelo sempre. Inoltre questa settimana Lunina, che non so, apprezza molto le mie ciabatte, è stata male. Settimana scorsa, sì, sto parlando di te, posso? Posso parlare di lei, gatto? Ok, va bene. È stata male, ha avuto un po' di mal di stomaco. Ovviamente io, da mamma pancina gattina, mi sono preoccupata tantissimo. Siamo corsi dal veterinario, che gli ha fatto fare una cura di fermenti lattici e ha cambiato un po' l'alimentazione, e sembra essersi ripresa. Ma comunque lunedì, dopodomani, la portiamo a fare le analisi del sangue, radiografia, analisi delle urine, un check-up completo per essere sicuri che stia bene. Poi possibilmente, visto che ora si è ripresa, anche fare il vaccino. Quindi... A few things are happening. Io la settimana scorsa ho detto, ma non vloggo nulla perché tanto non succederà niente. Tac. Quindi ora ho detto, ora vloggo perché a prescindere succede sempre qualcosa. E quindi speriamo siano cose buone. 4-5. 5. Ma poi sta con la testa appoggiata, tipo sono stanca. Noi abbiamo questa cosa che prendiamo la testolina Luna e fa vedere il canino, aspetta, da essere una gattina carina e coccolosa. Ok, ci siamo, sto per premere in via. Dai Jimmy, un po' di excitement, sto per premere in via.
Give me more, dai! Spider, cioè, mi aspettavo un calo di... un momento di down dalle grida. Aspetta, mi ricarico un attimo. E dai! Dai, ci siamo! E vai! Yupi! Premi invia, eh? Dai! Oh! Ah, aspetta, devo fare le biciclette qui. Dai, ci sono. Ok, verifico. Vado. Vai. Mandato! Ok. Ora bisogna solo aspettare e incrociare le dita. Si mangia? Pranziamo? Pranziamo, per favore, c'ho fame, sono le 2, come al solito, yeah. Ho finito le mie riserve di... Adrenaline. No, di entusiasmo. Energia. Quindi oggi sarà una giornata. Dai, su. Per pranzo tiriamo fuori alcune cose che sono le ultime cose che sono rimaste della meal prep che abbiamo fatto questo mercoledì con Vale. Praticamente i menu settimanali di Bloomwell di luglio-agosto saranno molto incentrati sulla meal prep, perché abbiamo pensato un pochino alle necessità e ai bisogni delle ragazze e abbiamo pensato che contenuti più incentrati su come organizzare i pasti, creare schiscette, pranzi on the go, cene sempre pronte più o meno, fosse qualcosa di molto più utile e diverso. Quindi ovviamente noi prepariamo e poi ci rimane e quindi oggi ci è rimasta un po' di avena decorticata cotta, feta e direi che insieme ai pomodori e quello che abbiamo preso al mercato si può tirare fuori un ottimo pranzo. E voilà, tutto assemblato in pochissimi minuti. In realtà anche un po' svuotafrigo perché ci ho aggiunto quel fondino di ricotta che avanzava. Che fai, la lasci? Ciao! Va addosso alla gente, guardando tutti. Andiamo all'S lunga? Che cosa facciamo? Guarda, mi torniamo dispiace. A casa. Ti voglio chiudere in casa. Oggi pomeriggio siamo andati in centro a ritirare il mio computer nuovissimo, nuovo di pacca, non c'è niente dentro. E poi siamo passati in farmacia a prendere una medicina per Luna. Praticamente lunedì farà radiografia, analisi del sangue, analisi delle urine e invece di fare l'anestesia con la punturina la rincoglioniamo essenzialmente con questa pastiglia che abbiamo preso in farmacia. E basta, quindi poi siamo tornati a casa e ora stiamo iniziando a preparare perché questa sera qui nel corsello chiamato, che è praticamente il corridoio che collega un po' tutti i loft qui, organizziamo una cena. È una cosa che succede abbastanza di frequente, soprattutto d'estate, che si organizzino dei pranzi, delle cene o degli aperitivi che poi finiscono in cene tardi con tutti quelli che abitano qua. È un bel vicinato ed è quello che rende molto piacevole anche lo stare qua. Quindi mi sono messa a cucinare, siccome Jimmy ha preso gli agretti, li ho puliti. Buoni gli agretti, fantastici, ma che palla! Pulirli, sono pieni di terra. Però vabbè, li ho puliti, li ho sbollentati e poi li ho mischiati alla Philadelphia di Skyr che prendo al Lidl, che ha degli ottimi ingredienti. Ho aggiunto 2 cucchiaini di senape, questa qua di Coro, e perché ha questo gusto un po' acido e piccantino, ci sta una meraviglia. E basta, ho mescolato il tutto, ho creato degli strati di pasta fillo che ho alternato in diverse direzioni nella piccola leccardina, spennellando ogni strato in modo che aderiscano bene, e poi ci ho versato il composto. Ho chiuso in maniera un pochino
così delicata e ho versato sopra un pochino di semi. Questa è una ricetta che mi ha insegnato la Vale, che è una ricetta che abbiamo nel ricettario di Bloomwell, quindi direi che ci siamo. E basta, ora continuo a preparare qualcosina, vediamo cosa mi invento, perché è un po' una modalità, ognuno porta qualcosa, si mette in mezzo e si mangia, quindi vediamo. Se volte uso sta olla. E alla fine abbiamo deciso anche di fare un bel frittatone che si va sempre sul sicuro. Praticamente Jimmy ha tagliato a rondelle perfette, precise, si vede che le ha tagliate lui, le cipolle e le ha adagiate sul fondo della padella. Un goccio di acqua per farle un pochino sbianchire, togliere quell'amarognolo, quel gusto molto forte delle cipolle. E adesso ci andiamo a versare il composto di uova e albume e poi padella dritta in forno. Oh yes! Okay. Questa è la tecnica benedizione. Sì, inventata ora. Oh cazzo, allora. Vai. Vabbè, e poi è una benedizione un po' più... Ah, ecco. Padre meraviglia. Potevo fare più piano, E vabbè. Come hai versato piano l'acqua, devi versare piano anche questo. Vabbè, dai, non è venuto... No, in realtà guarda, adesso è rigonfiato. Vai. No. Vai, apri. Olle. Ciao, ciao. Buona. Raga, l'abbiamo assaggiata perché in realtà era un esperimento e non volevo portare qualcosa che non fosse buono, ma... Voglio chiederti umilmente scusa. Chapeau, perché quando ho detto faccio la torta pasqualina, la faccio io, non ti preoccupare, lui fa, la sai fare? Sei sicura? Ma... L'assaggiamo, ho detto l'assaggiamo prima. No, hai detto l'hai mai fatta? L'hai mai fatta? Io sì, l'ho fatta, buonissima. Raga, una bomba, è venuta una bomba. Tocco di senape, top. E voilà, pronta e la porto. Sì. Vediamo, i miei bicchieri da Gasparco stanno occupando tutto il tavolo. Dimmi cosa.